battesimo dopo tanto. A nome dei miei amici e dei nostri genitori voglio esprimerle il nostro cordiale benvenuto tra noi. Eccellenza, siamo ragazzi quattordicenni e dopo questi anni di preparazione catechistica siamo arrivati a questa tappa, alla scoperta di noi stessi, e ci siamo accorti che essere uomini e donne maturi non è sufficiente essere grandi fuori, ma occorre esserlo soprattutto dentro. Infatti, durante il nostro cammino abbiamo incontrato un autentico campione di vita, l'uomo nuovo di Gesù di Nazareth. Ed oggi chiediamo a lei, Don Franco, di confermarci nella fede, perché possiamo comportarci da autentici cristiani, senza rispetto umano nel dire la gioia della nostra appartenenza alla Chiesa. Ci auguriamo che questi propositi diventino per noi adolescenti progetti di vita, accompagnati dai nostri genitori, dai nostri padrini e madrini e dalla comunità parrocchiale. Grazie Don Franco per il dono della sua presenza. Grazie a voi per questa accoglienza, col cuore pieno di gioia e di amo in questa Eucaristia per dare benedire il Signore, per invocare il suo Spirito, appresso anche tutto il nostro cuore all'amore e alla misericordia di Dio. Primo dono dello Spirito è il perdono, la riconciliazione. Ecco, se vogliamo invocare queste realtà, questi doni dal profondo del cuore. Signore Gesù, che passando in mezzo a noi e facendo del bene a tutti hai svelato il cuore del Padre, abbi pietà di noi. Signore, Cristo Gesù, che nascendo dalla Vergine Maria per opera dello Spirito Santo hai dato compimento alle promesse, abbi pietà di noi. Cristo, pietà. Signore Gesù, che con il dono dello Spirito Santo ci hai fatti partecipi della tua missione e della tua gloria, abbi pietà di noi. Signore, pietà. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Grande come questa, e si udì mai cosa simile a questa?
che cioè un popolo abbia udito la voce di Dio parlare dal fuoco, come l'hai udita tu, e che rimanesse vivo. O hai mai tentato un Dio di andare a scegliersi una nazione in mezzo a un'altra con prove, segni, prodigi e battaglie, con mano potente e braccio teso e grandi terrori, come fece per voi il Signore vostro Dio in Egitto, sotto i tuoi occhi? Sappi dunque oggi e medita bene nel tuo cuore che il Signore è Dio lassù nei cieli e qua giù sulla terra, non ve n'è altro. Osserva dunque le sue leggi e i suoi comandi che oggi ti do, perché sia felice tu e i tuoi figli dopo di te, e perché tu resti a lungo nel paese che il Signore, tuo Dio, ti dà per sempre. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Salmo responsoriale, ripetiamo cantando insieme. Beato anche alla sua gloria e parola di Dio. Vediamo, grazie a Dio. Signore sia con voi. E con il tuo spirito.
In quel tempo gli 11 discepoli andarono in Galilea, sul monte che Gesù aveva loro indicato. Quando lo videro, si prostrarono. Essi però dubitarono. Gesù si avvicinò e disse loro: «A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo». Parola del Signore. Innanzitutto mi presento, mi chiamo Don Franco, sono parroco a Foggia della parrocchia del Santissimo Salvatore. Sono qui su mandato del Vescovo per presiedere questa liturgia. Vescovo che vi saluta di cuore e vi fa aggiungere, ecco, tutto il suo affetto, la sua vicinanza. Sono qui perché ho i miei diocesani come vicario di Foggia Nord e come responsabile della formazione permanente dei preti più giovani. Il mio motivo per cui sono qui. E fatta questa presentazione, ecco, voglio con voi entrare nel cuore di questa liturgia, cercando di cogliere quello che è l'annuncio che oggi la parola di Dio ci vuole donare. Sapete che quando questa parola ci viene proclamata, ci viene rivolta, ci viene annunciata, sempre l'annuncio di gioia, di speranza, di vita, di risurrezione. In questa festa tutta particolare, è vero che è, Luca, la festa della Cresima, sì, ma della oggi. Sì, che festa è oggi? Angela. La festa della Trinità. E Luca, mi sei imbrogliato, sì. E come senso della tua Cresima? La festa della Santissima Trinità. Che cosa vuole dire a noi questa parola? Mi rifaccio a una frase che noi abbiamo ascoltato nel tempo della Pasqua, quando abbiamo letto i testi di San Giovanni Apostolo. In una sua lettera, San Giovanni Apostolo ci dice una cosa lapidaria e fondamentale
per tutta la vita cristiana, che possiamo dire è il culmine del Nuovo Testamento. Dice San Giovanni Apostolo: vuoi sapere chi è Dio? Dio è amore. E usa questa parola, agape, cioè è un amore che si offre, un amore gratuito, un amore totale. Dio è amore nella sua essenza. E allora, se Dio è amore, secondo voi può essere solitudine? Perché quando noi pensiamo alla parola amore, che cosa ci viene in mente di quello che si può dire? Che ci viene in mente? Uno pensa amore, tu che pensi amore? Eh? Benissimo, a chi mi vuole bene? Tu? Eh? Mamma mia, relazione tra uomo e donna, qua siamo già a livello più elevato, a un livello più buono. Amore, che ti fa venire in mente? Benissimo, una persona che ci viene a te, ecco le risposte giustissime, cioè la parola amore ci fa pensare subito a una comunione, a una relazione. Ecco, le vostre risposte hanno sono andate al centro, che amore è relazione. Quindi quando noi diciamo amore, diciamo comunione. Allora, se Dio è amore, dicevamo, può essere solo? No. Se Dio è amore, è relazione. Se Dio è amore, è comunione. Ecco la festa della Trinità, capito? Dio che è Padre, è Figlio, è Spirito Santo. Bravo. Tre persone distinte, separate, che però sono una cosa sola. Tre persone distinte, separate, che sono uno. Ecco, questo è l'annuncio che ci dà questa liturgia. Ma qua rientra la cosa più difficile: come fanno a essere tre e poi essere uno? È un po' difficile questo, è vero, Filomeno, tu gli hai spiegato qualche volta, è un po' difficile. Allora mi rifaccio a uno scritto di Don Tonino Bello, non so se penso tanti di voi l'avete sentito nominare, che in un suo libro racconta che un giorno doveva spiegare proprio questo ai suoi fedeli e si scervellava e diceva Don Tonino Bello: come faccio io a spiegare questo fatto della Trinità? Sembra un fatto troppo campato per aria, troppo intellettuale, cervellotico. Tre persone ma sono una cosa sola, come faccio? E gli è venuta in mente l'aritmetica e lui dice: Dio Padre è uno, Dio Figlio è uno, Dio Spirito Santo è uno. Boh, questa domanda di aritmetica è facile, eh? Allora, uno, 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 sì, dovete suggerire, come via devo fare, uguale, uguale 1, uguale 1. Allora la domanda è: fra 1, 1 e 1, per avere 1, che cosa dobbiamo mettere in mezzo? Un per, bene, bravo. Allora avete studiato l'argomento: 1 per 1 per 1 uguale, bravissimi. Allora diceva Don Tonino Bello: ecco perché in Dio tre persone sono uno. Perché? Perché ognuno vive per l'altro. Bellissimo questo, una cosa semplice ma bella. Il padre non vive per se stesso, vive per il figlio non
vive per se stesso, vive per lo spirito, l'amore del padre e del figlio. Nella Trinità c'è una donazione reciproca, un vivere l'uno per l'altro che è così forte che questa Trinità sussiste nell'unità. Questo è un annuncio per tutti quanti noi, perché avete ascoltato il Vangelo. Che cosa ha detto Gesù ai discepoli? Andate, predicate e battezzate nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. E voi siete stati battezzati? Beh certo, non sareste qua. Allora voi siete stati battezzati, cioè battezzare significa immergere, no? Cioè siete stati immersi, buttati nell'acqua, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Siamo stati immersi in questa famiglia trinitaria, in questo mistero di comunione e d'amore. Allora questo mistero trinitario lo portiamo dentro di noi, capite? Cioè noi siamo stati buttati, impregnati in questo mistero di comunione e di amore. Allora che significa oggi questa festa? Che credere che Dio è Padre, che Dio è Figlio, che Dio è Spirito, e sperimentare questo amore, questa comunione della Trinità significa fare come le tre persone della Trinità, significa vivere per, vivere per, come la Trinità. Allora ecco la maturità cristiana, diciamo la cresima, anche un sacramento che indica che c'è una maturità, una crescita. Che significa essere maturi? Significa vivere per, vivere per là. Non più bambini, infantili. Io, che dicono i bambini? Io, che dicono i bambini? La prima parola, mio, tutto mio. Ecco, passare da questo livello infantile di ripiegamento su se stessi alla maturità. Passare all'altro, perché dice Gesù, chi perde la sua vita, quindi chi la offre, chi dona la sua vita, la ritrova, chi invece la vuole conservare, la perderà. Allora, cari ragazzi, voi oggi ricevete il dono dello Spirito Santo, che indica una tappa fondamentale della vostra vita, come voi stessi avete detto. Che cosa compie in voi questo Spirito Santo? Vi dà proprio questa forza, questa capacità di vivere la vostra vita non per voi stessi, chiusi in voi stessi, nel vostro piccolo mondo, nel vostro piccolo guscio, pensando solo agli affari vostri, ma apre il vostro cuore perché tutta la vostra vita possa essere vissuta per, così come fanno Dio Padre, Figlio e Spirito Santo, come ci ha insegnato Gesù, che si è abbassato a lavare i piedi dei suoi discepoli. Allora oggi vi viene indicato un segreto per la vostra vita, perché tutti voi che siete qui, non solo i cresimanti, ma anche tutti noi, alla fine che cosa vogliamo nella vita? Che vogliamo nella vita? Vogliamo essere tristi? No, vogliamo essere bravi. Noi vogliamo essere felici. Oggi vi viene dato il segreto, vi viene svelato il segreto di questa felicità, che è quello che ci rivela la Trinità, vivere per l'altro. Ecco lo Spirito Santo. Dicevo, entra come un fuoco, dice il racconto della Pentecoste, entra come un fuoco nel vostro cuore, un fuoco nella vostra storia, un fuoco nella vostra vita, che vi fa crescere e vi fa vivere aprendo il cuore al mondo, aprendo il cuore alla storia, aprendo il cuore agli altri, facendo della vostra vita un dono meraviglioso per tutti coloro che incontrerete. Questo fuoco voi oggi lo accogliete, siete chiamati a custodirlo. Senza questo fuoco della Pentecoste, senza questo fuoco dello Spirito,
Noi siamo come gli apostoli, ricordate, dice il racconto che abbiamo ascoltato domenica scorsa, che facevano gli apostoli dopo che Gesù è salito al cielo? Stavano nel cenacolo, come stavano? Tutti? Tutti rinchiusi nel cenacolo, a porte chiuse, perché avevano paura, dice, ma qua c'è una brutta fine. Erano impauriti. Quando questo spirito di fuoco entra in loro, bellissimo, spalanca le porte del cenacolo e questi uomini impauriti, chiusi, diventano persone piene di coraggio, piene di forza, piene di vita, che percorrono il mondo intero per annunciare il Vangelo, per annunciare Gesù Cristo. Questo vuole fare lo spirito di Pentecoste nella vostra vita. Spalanca le porte, fa bruciare il vostro cuore di questo amore, perché nella vostra famiglia, nella scuola, qui dove vivete, ovunque vi troverete, possiate con forza, con gioia testimoniare che Gesù è risorto, che Gesù è il Signore, che Gesù è la via, la verità e la vita, è la nostra forza, è il senso della nostra vita. E questo mondo ha bisogno di questa vostra testimonianza. Non venite meno a questo vostro impegno, a questo vostro compito che avete ascoltato, no? È stato detto prima, certo è un punto di arrivo, ma è un grande, meraviglioso punto di partenza, perché con la confermazione si conclude l'iniziazione cristiana e inizia una fase nuova della vostra esistenza, dove voi con una maturità nuova, con una forza tutta particolare, siete chiamati a essere pietre vive della Chiesa, testimoni gioiosi, credibili del Signore Gesù. Due cose dovete fare però. La prima, l'Eucaristia, questo fuoco si alimenta. È vero che è un fuoco che non si consuma. Non ci avete i camini a casa, penso, no? Si foggia di meno, ma penso di qui di più, è vero. Il fuoco si alimenta. Se si spegne, che ci mettete voi? L'altra? Legna, no? Questo fuoco si alimenta. Dove si alimenta questo fuoco dello Spirito? Nella Eucaristia. Qui, alla mensa, Eucaristia. Senza questo vivere la Pasqua domenicale, questo Spirito, piano piano, come un fuoco che scompare. Eucaristia è il centro, tutta la vita cristiana. Anche la confermazione ci porta sempre all'Eucaristia. Allora, ragazzi, l'Eucaristia vissuta nella domenica, nel giorno del Signore, deve diventare il punto fondamentale della vostra vita, della vostra esistenza. Senza dire amen al corpo, al sangue di Gesù, questo spirito si spegnerà immediatamente. Poi la seconda e ultima cosa, e tutto questo si vive sempre all'interno della comunità cristiana, del corpo di Cristo che è la Chiesa. Per vivere questa avventura meravigliosa, essere testimoni del risorto nel mondo, e noi non possiamo andare avanti da soli, l'abbiamo detto prima, abbiamo bisogno dei nostri pastori, dei sacerdoti, dei nostri catechisti, dei nostri genitori, dei nostri compagni, della nostra comunità. Abbiamo bisogno di sentire di essere parte viva una comunità con la quale noi camminiamo, perché noi non siamo testimoni di Gesù da soli, ma lo siamo nel suo corpo che è la Chiesa. Allora la confermazione vi deve dare un amore più grande per la Chiesa, per la che non sono neppure, lo sapete benissimo, per la vostra comunità, perché nella vostra comunità Gesù risorto è vivo, è presente e parla, e dice l'ultimo versetto del Vangelo, una cosa bellissima. Che cosa dice l'ultimo versetto del Vangelo? Chi se lo ricorda? Ecco, io. L'ultimo versetto. Chi se lo ricorda? Sono voi tutti i giorni. Fine. Bellissimo. Gesù dice, sono con voi sempre. Nella forza del mio spirito. Io, il risorto e il vivente, sono con voi
questa presenza di Gesù nel mondo siamo proprio noi, cristiani. Siete voi, discepoli di Gesù Cristo, rafforzati dalla grazia di questa Pentecoste. Allora auguri, perché il Signore vi ha chiamato, il Signore vi ha scelti, vi vuole dare questa missione splendida e meravigliosa, portare nel mondo questo fuoco, che è il fuoco del Vangelo, che dà gioia e speranza a tutti gli uomini. Le promesse del loro battesimo. Rinunciate a Satana e a tutte le sue opere e seduzioni. Credete in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra. Credete in Gesù Cristo, suo unico figlio, nostro Signore, che nacque da Maria Vergine, morì e fu sepolto, è risuscitato dai morti e siede alla destra del Padre. Credete nello Spirito Santo, che è Signore della vita, e che oggi, per mezzo del sacramento della confermazione, e in modo speciale a voi conferito, come già gli apostoli nel giorno di Pentecoste. Credete nella Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna. Questa è la nostra fede. Questa è la nostra fede. Questa è la fede della Chiesa. E noi ci gloriamo di professarla. In Cristo Gesù nostro Signore. Amen. In Cristo Gesù nostro Signore. Amen. Ora siamo tutti invitati alla preghiera, tutti insieme come comunità, invocare lo spirito della Pentecoste su questi ragazzi. Fratelli carissimi, preghiamo Dio onnipotente per questi suoi figli. Egli che nel suo amore li ha generati alla vita eterna mediante il battesimo, li ha chiamati a far parte della sua famiglia e fonda ora lo Spirito Santo che li confermi con la ricchezza dei suoi doni e con l'unzione crismale li renda pienamente conformi a Cristo, suo unico figlio. Dio onnipotente, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che hai rigenerati questi tuoi figli dall'acqua e dallo Spirito Santo, liberandoli dal peccato, infondi in loro il tuo Santo Spirito Paraclito, Spirito di sapienza e di intelletto, Spirito di consiglio e di fortezza, Spirito di scienza e di pietà, e riempili dello spirito del tuo santo timore, per Cristo nostro Signore. Amen. Ora, cresimanti vengono con loro padino, il celebrante ancora farà l'imposizione delle mani sul capo di ognuno, con la crisma che l'olio profumato consacrato dal vescovo vi segnerà sulla fronte, indicare questa nuova missione che loro ricevono, essere ora profumo di Cristo, testimoni del Vangelo nel mondo. Luca, ricevi il sigillo dello Spirito Santo e ti è dato il dono. La pace sia con te. Thank you.
A lui, mediatore fra noi e gli uomini, affidiamo le nostre fatiche e le nostre speranze. Preghiamo insieme dicendo: ascolta, Signore, la nostra preghiera. Ascolta, Signore, la nostra preghiera. Perché con la loro missione pastorale possano riempire il cuore di tutti di nuova speranza e carità. Crediamo. Ascolta, Signore, la nostra preghiera. Grazie, Signore, per il giorno della carità, per essere aperti alle necessità di chi ha bisogno. Crediamo. Ascolta, Signore, la nostra preghiera. Signore, ringraziamo per i nostri genitori, ma è stato di donarci il loro amore anche quando sono disorientati dai nostri comportamenti. Aiutami a essere fedele alla nuova vocazione di genitori. Io sono forti nella pazienza e costanti nel campo. Prego. Ascolta, Signore, la nostra preghiera. Per noi padrini e madrine, che oggi ci siamo fatti garanti di questi ragazzi, perché coerenti con il nostro impegno, aiutiamo con la parola e con l'esempio a seguire Cristo. Preghiamo. Ascolta, Signore, la nostra preghiera. Chiediamo, Signore, di essere vicino ai nostri figli, affinché possano avere sempre la forza di trasmettere ai figli la loro ragazzi, la gioia e l'amore che oggi hanno ricevuto, e essere sempre in ogni momento della loro vita strumento fine delle tue mani. Preghiamo. Ascolta, Signore, la nostra preghiera. Ti lodiamo, Signore, per tutti i tuoi doni, accogli le nostre attese, le nostre speranze, le nostre invocazioni. Le presentiamo a te nel nome di Gesù tuo Figlio, che con te lo Spirito vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Grazie.
possa offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre onnipotente. Signore, invochiamo il tuo nome, Signore, su questi doni che ti presentiamo. Consacraci con la tua potenza e trasforma tutti noi in sacrificio perenne a te gradito. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Con il tuo unico Figlio e con lo Spirito Santo sei un solo Dio, un solo Signore, non nell'unità di una sola persona, ma nella divinità di una sola sostanza. Quando è rivelato della tua gloria, noi lo crediamo e con la stessa fede e senza differenze lo affermiamo del tuo Figlio e dello Spirito Santo. E nel proclamare te, Dio vero ed eterno, noi adoriamo la divinità delle persone, l'unità della natura, l'uguaglianza della maestà divina. Gli angeli e gli arcangeli, cherubini e i serafini, non cessano di esaltarti, uniti nella stessa lode.
il calice della salvezza e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, è riconvocata nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale, resi la perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Vincenzo e tutto l'ordine sacerdotale. Ricorda dei tuoi figli che hai rigenerato nel battesimo e oggi hai confermato con il sigillo dello Spirito Santo. Custodisci loro il dono del tuo amore. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si attendono alla tua clemenza. Ammetti da godere la luce del tuo volto. Di noi tutti, abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la beata Maria Vergine Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con gli apostoli tutti i santi, che ogni tempo ti furono per te, e in Gesù Cristo tuo figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Nella seconda lettura Paolo ci ha indicato uno dei doni dello Spirito, che è questa capacità che ci dona di riconoscerci figli, figli amati, che possono chiamare Dio con questo nome confidenziale, ma Padre, affidando a Lui tutta la nostra vita. Allora nella forza di questo Spirito e in comunione con tutti i nostri fratelli nella fede, diciamo che insieme a Thank you.
facendo, dopo genitori e altri, io do la comunione alla destra, la Chiesa. Thank you.
abbandonato i nostri figli, che oggi si sono presentati a te per ricevere il sacramento dell'amore. Grazie per averci accompagnati nella loro vita fino a te e per averci aiutato a crescerli alla vita e alla fede. Grazie per aver donato alla comunità i sacerdoti e cattolici che li hanno accompagnati in questi anni, a questa tappa della loro vita cristiana. Ti preghiamo ora di essere vicino ai nostri ragazzi, affinché possano sempre avere la forza di trasmettere agli altri la gioia e l'amore che tu oggi hai donato loro ed essere in ogni momento della loro vita strumento vivo nelle tue mani. Spirito Santo, tu sei condotto il nostro viaggio e ci hai mostrato la bellezza di tutti che distribuisce con l'anima di sua terra. Ascolta questa nostra vocazione. Rendici capaci di vedere oltre la semplicità delle cose e delle situazioni. Aiutaci a vivere in fraternità e amicizia con tutte le persone che incontriamo nel cammino della nostra vita. Resta con noi, Signore, in vigore della nostra presenza. Amen. Signore Dio nostro, la comunione al tuo sacramento e la professione della nostra fede in te, unico Dio in tre persone, ci sia segno di salvezza dell'anima e del corpo. Per Cristo nostro Signore. Amen. Un attimo di pazienza, così anche si sente. Piccoli avvisi parrocchiali. Prima cosa, che domani e dopodomani le sante messe nella Cappella Madonna del Carmine. 2 giugno la Santa Messa soltanto la mattina alle ore 9. Dal 3 giugno inizia l'adorazione di 40 ore. Il giorno 3 dalle ore 15 fino alla Santa Messa alle 19, qui nella Chiesa Annunziata. Giorno 4, 5 e 6 l'adorazione inizia alle ore 9 la mattina fino alle 19. La Santa Messa e dopo la Santa Messa adorazione comunitaria. Vi invito di partecipare. Questo è un nostro momento nel quale anche noi chiamiamoci davanti al Signore, riconosciamo la sua presenza tra di noi e prepariamoci così per la festa di Corpus Domini di prossima domenica. Prossima domenica le Sante Messe alle ore 9 Madonna del Carmine, alle ore 11 nella Chiesa di San Andrea, e alle ore 17 nella Chiesa Annunziata. Dopo esce la processione, il giro lungo. Vi chiedo di preparare le strade, normalmente, tradizionalmente, con i fiori. Partecipiamo a questa processione perché è più importante. Se quella non viene onorata e rispettata, altre non hanno senso di esistere. Sottolineo questa cosa molto importante per noi cristiani, perché il vero Dio è il corpo di Cristo. Voglio ringraziare a Don Franco che è venuto tra di noi, che ha celebrato il sacramento della Cresima, alle catechiste che si sono impegnate a preparare i ragazzi, al nostro coro che cantava e a tutti voi che siete qui, che preghiamo per questi ragazzi, affinché forti dello Spirito Santo rimangano nella comunità. Rimango come una testimonianza per noi tutti che possiamo crescere insieme. Ai genitori e a padri gli auguri, perché è un bel compito, un bel momento nella vostra vita di vedere i vostri figli che crescono. Adesso aspettiamo i frutti, perché mo siete responsabili, speriamo. Buona domenica. Thank you.
No, 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 no,